trattati, i trattati di Maastricht e in particolare l'idea della la costruzione di quella che è l'unione economica e monetaria e in particolare della valuta comune europea dell'euro. È un processo che inizia nel 1990, e, insomma, è facile intuire che cosa era successo un anno prima del 1990, uno sconvolgimento geopolitico causato dal crollo del muro di Berlino, la necessità per l'Europa di riformare la propria articolazione e a causa del mutamento degli equilibri politici che questo grosso scombussolamento aveva creato, la soluzione, sostanzialmente il trade-off che si individua all'epoca è quello di mettere a fattor comune le valute nazionali per consentire sostanzialmente alla Germania di portare avanti il proprio processo di unificazione, una Germania che comunque insomma faceva ancora abbastanza paura agli statisti dell'epoca. Se si pensa che addirittura i leader, i capi di governo di Francia e Germania all'epoca, di Francia e Inghilterra all'epoca, che erano appunto Mitterrand e la Thatcher, erano fortemente contrari all'unificazione tedesca. Quindi insomma lo stesso nostro presidente del consiglio dell'epoca, che era Andreotti, amava fare questa battuta dicendo: io amo così tanto la Germania da volerne due. E il passaggio fondamentale è appunto quello di consentire l'unificazione tedesca, ma di legarla ad un processo di approfondimento dell'integrazione europea, quindi avere sì la Germania unita, ma in un'Europa unita, che si basasse appunto sulla condivisione della moneta. Questo è un passaggio evidentemente fondamentale, perché si passa da una logica eminentemente tecnica del processo di integrazione, cioè prima carbone acciaio, poi mercato interno, poi politiche commerciali, poi unione doganale, ad una logica invece, sì, a questo punto, eminentemente politica. Quindi questa è la svolta del processo di integrazione europea, è il 1992. Il sistema istituzionale della comunità europea, che nel 1992 diventa Unione Europea, anche questo diciamo dà l'idea di questo grande salto di qualità che si compie con Maastricht, quindi appunto il passaggio da comunità a unione, il passaggio da una messa a fattor comune di elementi tecnici ad una vera e propria unione politica, rende ineludibile la riforma dei processi decisionali dell'Unione. E qui ci inseriamo appunto in quello che è il ruolo del Parlamento europeo nei processi decisionali dell'Unione Europea. Parlamento